Galleria numero 16, dedicata a Reggio Calabria, lunga 74 metri, con 4 punti d'attacco. Quello che ci interessa maggiormente di questa galleria è un particolare che si può notare con una certa evidenza all'interno. Sul lato destro, ad un certo punto, potrete notare questo solco qui, ben visibile. Vedete, lo sto mostrando adesso con il mouse. Si tratta di un solco prodotto da un martello pneumatico. Questo è interessante perché ci dà la stura per aprire una piccola parentesi sulle tecniche di scavo delle gallerie, cioè come venivano scavate queste gallerie. Beh, partiamo innanzitutto dagli strumenti di misurazione tecnica a disposizione dei minatori. Erano strumenti particolarmente semplici, rudimentali se volete, che ciascuno di noi potrebbe acquistare con pochi euro. Avevano a disposizione una bussola che serviva evidentemente per orientare la direzionalità dello scavo. Avevano a disposizione un tacheometro e quindi uno strumento che serviva per la misurazione degli angoli, sia gli angoli cosiddetti azimutali, cioè quelli che insistono su un piano orizzontale, sia gli angoli zenitali, cioè quelli che insistono su un piano verticale. Attraverso il tacheometro poi indirettamente si potevano anche misurare le distanze. E poi avevano a disposizione una semplice livelletta che serviva per determinare gli angoli di pendenza. Punto, niente di trascendentale. Con questi strumenti e con la progettazione teorica su carta, dovevano gli ingegneri in questo caso appunto ingegnarsi per capire dove e come far passare la galleria. I minatori fisicamente avevano a disposizione sostanzialmente dei martelli pneumatici, come dicevamo prima, no? E in questa galleria vediamo proprio il solco di una lunga punta del martello pneumatico. Eccola qui. Questa foto che vi mostro, vediamo sei minatori al lavoro, c'è anche un cane, eccolo qui, e abbiamo contemporaneamente attivi due martelli pneumatici. Uno è questo qui, che sto mostrando con il mouse. E il secondo è questo qui, che pure sto mostrando con il mouse. Vedete che le punte sono particolarmente lunghe, sono lunghe circa 1,5 m, senza contare l'impugnatura, che è questa qui. E in questa foto forse si può vedere ancora meglio. Vedete qui c'è un minatore in posa per la foto, abbiamo l'immancabile elmetto di sicurezza, eccolo qui, e poi abbiamo il martello pneumatico. Questa è l'impugnatura e tutta questa qui è la punta. Vedete che l'impugnatura più la punta superano di gran lunga l'altezza del minatore, siamo circa sui 2 metri. E furono proprio queste lunghe punte qui a produrre questo segno, questo solco che vi mostravo prima, no? Che si può vedere nella roccia. Eccolo qui. Faccio notare che alla base dell'impugnatura del martello pneumatico c'è anche un lungo tubo di plastica bianco. Eccolo qui. Era un tubo che serviva per l'erogazione dell'aria compressa, evidentemente. Aria compressa che veniva prodotta ai piedi del Vesuvio, a Malgabuse. E qui in questa foto potete vedere proprio i serbatoi dai quali poi l'aria si incanalava nei tubi per arrivare fino ai martelli pneumatici dei minatori che stavano ad alta quota. Aria compressa che veniva incanalata nelle tubazioni a 5-6 atmosfere, grazie a due grandi motori, uno da 100 cavalli vapore e uno da 60 cavalli vapore. La tecnica di scavo consisteva in questo. Allora, si utilizzavano i martelli pneumatici per forare la roccia in più punti, in modo tale da ricavare tanti piccoli fori cilindrici, e entro i quali poi venivano inseriti dei cosiddetti petardi di roccia, cioè de delle cariche esplosive. Poteva essere eco, poteva essere cheddite, poteva essere sabulite, a volte dinamite Nobel, in altri casi gelatina, e quindi un composto chimico fatto più che altro di nitroglicerina e quant'altro. E quando si giungeva ad intasare tutti i fori cilindrici prodotti dai minatori con questi petardi di roccia, si otteneva la cosiddetta volata, e quindi un piano completamente intasato di esplosivo pronto per essere fatto brillare. Tutto
Tutti i petardi di roccia venivano fatti brillare simultaneamente in modo tale da produrre uno scavo e il più possibile completo e uniforme nella roccia, evidentemente. Non sempre andava bene, cioè non sempre i minatori potevano usare per mille motivi i martelli pneumatici. In alcuni casi dovevano procedere a mano e questo ovviamente era molto più faticoso. E in questo caso la tecnica era minimamente diversa, anche se concettualmente non cambiava nulla, cioè invece del martello pneumatico bisognava utilizzare un grande scalpello chiamato pistoletto, e cioè una lunga asta che poteva essere mezzo metro, un metro, anche 2 metri addirittura, cilindrica e con un diametro di 3 centimetri, alla cui estremità c'era uno scalpello, appunto, la forma di uno scalpello. Un minatore doveva tenere il pistoletto ben fisso sulla roccia e un altro minatore alle spalle con la mazzetta doveva battere il più possibile sulla testa del pistoletto. Se c'era abbastanza spazio, potevano anche essere due o tre i minatori che battevano con altrettante mazzette sulla testa del pistoletto, no? In modo da aumentare il ritmo di esecuzione, per così dire. E ogni volta che la mazzetta colpiva sulla testa del pistoletto, il minatore che teneva in mano appunto il pistoletto doveva ruotarlo in modo tale che la punta dello scalpello, no, ruotando circolarmente, producesse piano piano un foro a sezione circolare, quindi un foro cilindrico. Di tanto in tanto, siccome continuando a scavare all'interno del foro cilindrico si producevano scorie e detriti, bisognava ripulire il foro con un altro strumento che si chiamava nettamine, e quindi un'altra asta lunga alla cui estremità era stato collocato, diciamo, una specie di cucchiaio a forma ricurva che veniva inserito nel foro e permetteva di pulire il foro dalla polvere, dai sassi, dalle scorie, e quindi consentiva poi ai minatori di procedere con il lavoro. Prima di intasare poi il foro con gli esplosivi, siamo nella fase finale, no, del procedimento, bisognava usare il cosiddetto asciugamine, e quindi anche qui, oppure chiamato anche asciugatoio a seconda, anche qui un'asta cilindrica alla cui estremità veniva incastonata una spugna che doveva tamponare l'acqua o l'umidità interna alla roccia, che avrebbe potuto ostacolare evidentemente la detonazione dell'esplosivo. A quel punto lì, anche in questo caso, si formava la volata, quindi si intasavano tutti i fori cilindrici prodotti e poi si faceva saltare in aria la roccia, producendo qualche centimetro, qualche decimetro di avanzamento nella roccia a seconda dei casi. Ecco, tenete conto che il lavoro era piuttosto lungo perché quando lo si faceva manualmente, nell'arco di un'ora si potevano produrre dei fori cilindrici che potevano essere di 10 centimetri quando la roccia era particolarmente dura, o anche di 1 metro quando invece la roccia era più tenera. È chiaro che c'era bisogno di tanto tempo e tanta energia. Comunque, in ogni caso, generalmente si usavano i martelli pneumatici per cui si avanzava più velocemente. Per cui ci si può porre la domanda: ma quanto velocemente procedevano i minatori nella costruzione della strada delle 52 gallerie? Ecco, si potrebbe fare un ragionamento di questo tipo, cioè possiamo prendere la lunghezza della strada delle 52 gallerie, più o meno 6.600 metri, dividerla per il numero dei giorni in cui è stata realizzata, diciamo più o meno 300 giorni, e il risultato sarebbe che mediamente la strada delle 52 gallerie procedeva di 20 metri al giorno. Ecco, questa è una media che però è poco significativa perché un conto era procedere con la strada a mezza costa, che è questa qui che vedete per esempio, no? Nell'immagine che vi sto mostrando con il mouse, quindi ricavata sul fianco della montagna all'aperto. Un conto era procedere in galleria. Evidentemente procedere in galleria era più impegnativo e più gravoso che non procedere a mezza costa, non solo perché bisognava scavare molta più roccia, ma anche perché delle volte c'erano degli impedimenti tecnici che rallentava il corso dei lavori. Non so, per esempio, in galleria bisognava evidentemente garantire l'illuminazione, no? Con delle lampade ad acetilene generalmente. Ecco, non sempre c'era il carburo, oppure non sempre c'erano i beccucci, per cui a volte veniva meno l'illuminazione e bisognava interrompere i lavori. Oppure in galleria, a
furia di scavare, a un certo punto mancava l'aria, per cui bisognava installare dei grandi ventilatori che dessero riciclo, anidride carbonica e ossigeno. Non sempre c'erano i ventilatori, non sempre funzionavano, anche questo poteva rallentare il decorso dei lavori. Per cui non sempre lo scavo in galleria era particolarmente efficiente, questo ovviamente prolungava il tempo di esecuzione. Quando le condizioni erano al massimo dell'efficienza, in galleria si poteva procedere di 6 metri, forse 7 metri nell'arco di 24 ore. Qui le fonti sono un po' discordi. Cassina dice 6 metri, Picone dice 7 metri, però siamo lì tra i 6 e i 7 metri nell'arco delle 24 ore. Perché? Perché ad un certo punto il capitano Picone organizzò squadre e turni di lavoro di 6 ore, quindi 6, 12, 18, 24, 4 squadre che coprivano tutte le 24 ore e che lavoravano quindi ininterrottamente. Quando il lavoro veniva organizzato così, si poteva procedere anche, ripeto, di 6-7 metri. Naturalmente, poi anche stimolando in maniera adeguata gli uomini, e quindi magari promettendo qualche razione di vino in più, magari promettendo una licenza in più, insomma, cercando di stimolarli affinché lavorassero nel modo più, come dire, più efficiente possibile. Tenete poi conto che nell'estate del 17 gli uomini che lavoravano alla strada delle 52 gallerie erano circa 800, forse addirittura 1000, con una quarantina di martelli pneumatici che lavoravano simultaneamente, 20 più o meno a mezza costa e 20 in galleria. E quindi questo aiutava certamente a velocizzare i lavori nella costruzione di un'opera che era strategicamente fondamentale per poter mantenere le posizioni sulla cresta del Vesuvio. Arrivederci.